Essere presenti, oggi presentiamo un progetto, Liberiamo le strade, che è finalizzato a migliorare le condizioni di circolazione per i veicoli ma anche per il trasporto pubblico. Sappiamo qual è la difficoltà molto spesso degli autobus a mantenere puntuali gli orari, le frequenze, le fermate e molto spesso le doppie file, la sosta selvaggia determina forti condizionamenti, ripeto, agli autobus ma a tutta la circolazione. Non che condizioni di sicurezza precarie, uno dei motivi principali degli incidenti ai pedoni, nelle città il 70% degli incidenti coinvolge i pedoni, è causato dalla scarsa visibilità e le auto in doppia fila e parcheggiate dove non devono rappresentano uno dei motivi principali. Pertanto con il corpo dei vigili urbani della Polizia Municipale e Parcar e il CTM e con la Commissione Trasporti abbiamo elaborato un progetto che con le forze che sono sempre molto poche dei vigili urbani e di Parca siamo riusciti a inventarci questa ipotesi di sanzionamento concentrato su alcuni luoghi specifici, a partire da San Benedetto, in maniera casuale nelle ore di punta un certo numero di giorni al mese. Per illustrare meglio l'iniziativa, che verrà coinvolti diversi decine di vigili urbani e di addetti di parcarli, ausiliari della sosta e del traffico, sono presenti il Presidente della Commissione dei Trasporti, il Comandante dei Luoghi del Corpo di Municipio, il Dottor Castagna del CTM e l'Ingegner Tilocca, che rappresenta Parcar sostanzialmente per quanto riguarda la gestione integrazione. Di quindi, gli ausiliari della sosta e del traffico di Parcar hanno certi compiti che sono limitati dalle norme, i vigili urbani hanno altri compiti e quindi non tutti, per esempio loro non possono multare fuori dalle strisce blu, certi sì, certi no, è abbastanza complicato e quindi attraverso quel progetto di infomibilità tutte le polizie municipali e le forze di polizia sono state integrate, anche quelle di Parcar dispongono del sistema radio tetra, non ancora, e quindi possono comunicare e il progetto è proprio il flusso delle comunicazioni, in maniera tale che il Vigil Park che è lì, segnala e non può multare, chiama la sala. Quindi dietro questo pezzo di carta c'è un lavoro fatto dall'ingegner Tilocca di dettaglio insieme anche a Capitano Po, dal dottor De Logu, di messa a punto dei flussi di comunicazione, perché poi sono questi flussi che si interrompono, poi le sanzioni non sono perfette, possono essere anche oggetto di contenzioso. Domani partirà il progetto, quindi grazie a voi stiamo dando l'informazione che domani mattina tra le 8 e le 10 partiremo dalla zona del mercato di San Benedetto, quindi San Benedetto e le aree limitrofe, i vigili urbani con gli ausiliari della sosta di Parcar pattuglieranno la zona e sanzioneranno tutte le automobili in doppia fila, sulle strisce pedonali, laddove non si deve parcheggiare, laddove ci sono comportamenti sbagliati secondo il codice della strada. Quindi verrà fatto per 2 ore in maniera molto scrupolosa, attenta, e questa quindi è anche dalle 12 alle 13, cioè le ore di punta più delicate. Sappiamo che l'informazione è importantissima per cercare di avvisare tutti, vorremmo avvisare proprio tutti i cittadini che faremo questa attività domani, quindi un invito forte a rispettare questi orari, perché qualcuno probabilmente verrà multato e avrà da dispiacersi. Si prefigge principalmente due finalità, oltre a quelle che ha già citato l'assessore relative alla fluidità del traffico, che sono quelle prima di tutto di rispetto nei confronti delle utenze deboli, in particolare i pedoni. Spesso vediamo nella nostra città automobili parcheggiate sopra le strisce pedonali in corrispondenza degli incroci e dei marciapiedi che ostacolano la libera circolazione dei pedoni, in alcuni casi proprio la impediscono completamente, in particolare se pensiamo a
portatori di handicap o persone anziane che hanno difficoltà di deambulazione o per esempio genitori col passeggino. Alcune situazioni in città sono veramente critiche da questo punto di vista, e quindi questa è una campagna di sensibilizzazione e anche di sanzionamento, perché insieme alla sensibilizzazione, alla comunicazione, in alcuni casi è anche necessario sanzionare per permettere di eliminare queste cattive abitudini. Inoltre, appunto, lo accennava l'assessore, è anche una questione di sicurezza. La gran parte degli incidenti che avvengono in città avvengono appunto per auto parcheggiate in corrispondenza degli incroci, che tolgono la visibilità a chi esce dallo stop, a auto parcheggiate in doppia fila o in prossimità, in doppia fila in prossimità delle strisce pedonali, in via Esmirionis. In questi anni sono capitati tanti incidenti gravi di pedoni che attraversavano in corrispondenza delle strisce pedonali e non avevano la difficoltà di vedere l'auto che arrivava, e l'automobilista aveva difficoltà a vedere il pedone. Quindi inoltre queste situazioni creano molti pericoli ai motociclisti. Gli incidenti gravi, la maggior parte degli incidenti gravi che abbiamo in città coinvolgono purtroppo i motociclisti, e le cause sono principalmente appunto quelle di scarsa visibilità in corrispondenza degli incroci, per quello che abbiamo detto prima, ma anche auto in doppia fila che costringono il motociclista sappiamo procede sulla destra della carreggiata, incontra l'ostacolo, deve evitare l'auto in doppia fila e insomma questo comporta spesso anche degli incidenti. Quindi insomma, quella che è stata organizzata come iniziativa e che partirà già da domani vede interagire più risorse che già esistevano all'interno dell'amministrazione, all'interno della società, il CTM che gestisce l'area di sosta, nonché la Parcar che gestisce l'area di sosta a pagamento e il CTM che gestisce il trasporto pubblico. All'interno di tali realtà esistevano già delle professionalità destinate a effettuare la prevenzione, il controllo e il sanzionamento. La sperimentazione che parte con domani vede interagire in modo molto più stretto queste figure, quindi gli addetti al controllo della sosta, gli ausiliari della sosta, gli ausiliari del traffico e la polizia municipale. Quindi si sta cercando di formare un sistema tale che consenta al servizio pubblico di avere una frequenza di passaggi regolare, agevolare quindi le persone che hanno interesse a muoversi col mezzo pubblico e disincentivare così l'utilizzo del mezzo privato, che come sappiamo è quello che poi arreca maggior appesantimento del traffico. L'iniziativa ha uno scopo meramente preventivo e informativo, proprio per evitare che la cittadinanza venga colta di sorpresa e impreparata. Quindi, così come abbiamo già fatto in altre occasioni con la condivisione dell'amministrazione, che abbiamo reso noti i luoghi e i posti dove viene sistemato per esempio l'autovelox, distribuendo preventivamente il calendario e informando così l'utenza, procederemo anche con questa iniziativa, quindi informando preventivamente l'area dove questo sistema di collaborazione fra gli ausiliari della sosta, gli ausiliari del traffico e la polizia municipale agiranno in maniera molto più dettagliata. Allora, gli ausiliari della sosta che appartengono a Parcar sono i cosiddetti vigil park, cioè quelli che possono sanzionare sulle strisce blu. Diversa è la funzione degli ausiliari del traffico. Gli ausiliari del traffico sono dipendenti di CTM, sono gli addetti in movimento e traffico, che per loro natura e per acquisizione di questa attività da parte del comune possono però intervenire
solo ed esclusivamente sulle corsie preferenziali e sulle fermate. Quindi sono due cose completamente diverse, perché sennò si rischia di fare un pastone di tutto e non è così. Diciamo che quelli di Parkar, sapete tutti chi sono, quelli di CTM sono quelli che sono in divisa e che hanno due stellette sulla manica. Quindi quella ce l'hanno tutti. Sono quelli che hanno le due stellette sulla manica, quindi sono quelli che sono preposti a verificare se sulle corsie preferenziali transitano persone che hanno deciso che le corsie preferenziali loro le preferiscono, secondo una battuta che gira nella città di Napoli. E soprattutto, come voi sapete, io ieri, non più tardi di ieri, ho fatto via Mameli. Bene, le nostre fermate di via Mameli, malgrado i lavori che sta facendo il comune, erano tutte occupate da macchine parcheggiate. Tutte, non ce n'era una libera. Quindi, tant'è vero che io ho telefonato in sala controllo, ho fatto uscire i ragazzi per multare. Perché? Perché la gente pensa di poter parcheggiare dove vuole. Io tralascio naturalmente i discorsi sull'angolo, sulle strisce bianche, tutte queste cose che sono compiti rigorosamente della polizia municipale. Però la realtà è questa, è inutile che giriamo attorno al problema con la solita frase che voi conoscete bene: un minuto, no? Il minuto poi diventa 10, 15 a seconda delle necessità di quanto ci si deve fermare. Tanto quindi il progetto nasce dall'esigenza di avviare un processo di cambiamento delle abitudini dell'automobilista, e quindi, come un po' è stato anche già detto da chi mi ha preceduto, le linee di intervento sono quattro: l'attività di prevenzione, una importante attività di comunicazione, poi la segnalazione e infine il sanzionamento. Quindi è molto importante per noi lavorare sull'attività di prevenzione e di comunicazione. Quanto durerà il progetto? Il progetto durerà un anno. Le attività di controllo da parte del gruppo di lavoro, che ricordo quindi è costituito dalla Polizia Municipale, dagli ausiliari del traffico di CTM e dagli ausiliari della sosta di Parkar, avverrà nel corso di 5 giorni al mese. Questi giorni verranno, come si diceva, anche comunicati alla cittadinanza e verranno studiati in base ad una serie di esigenze di analisi e di valutazioni che verranno fatte giornalmente e periodicamente, proprio per cercare di migliorare la situazione della viabilità del traffico. Le ore di controllo sono differenti, abbiamo individuato sia delle ore di punta che delle ore di morbida, e poi le attività, diciamo le aree, come si diceva, si partirà innanzitutto dalle aree maggiormente critiche per poi arrivare insomma anche alle aree e alle strade di importanza inferiore. È un compito quindi soprattutto di prevenire e di comunicare, ma nel corso dei mesi ci sarà proprio un'attività di monitoraggio, quindi faremo le valutazioni ex ante, ex post, quindi per vedere i risultati ottenuti e poi soprattutto di condividerli con la cittadinanza, perché insomma crediamo che sia un progetto di cambiamento delle abitudini e di educazione stradale che è necessario condividere.